Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo qui perché? Perché sarà un video tutorial e fa caldo, no, cioè piove, fa freddo, ma fa caldo, non si capisce. Ma mi toccherà fare i video per tutto, quasi tutto l'anno così, perché se in inverno ci sarà questo tempo, direi che mi toccherà ad avere tanta voglia di registrare quando piove, perché i video in casino li posso fare. Comunque, questo video, come avrete capito sia dal titolo che dall'introduzione, vi insegnerò a fare il chicken bar, o semplicemente chiamato bar spin. Quindi direi di iniziare a mostrarvi. Per fare il bar spin, questo non è il bar spin normale che alzi e fai questo, ma questo è il bar spin per chi deve imparare. Quindi è molto semplice. Praticamente dipende se sia destri o se sia sinistri. Io sono destro, quindi girerò dalla parte destra. Quindi metto la mano sinistra, dato che sei così, metto la mano sinistra in questa maniera, giro la mano, giro così, col braccio destro giro e tengo così, e succederà questo. Dovete iniziare a farlo lentamente. Girate la mano in questa maniera, alzate un po', così, vedete, siete così, alzate un po' la ruota. Una volta alzato, girate il manubrio in questa maniera, vi faccio vedere. Le prime volte vi si incepperà il manubrio, come mi è successo a me, ad esempio, che vi arriverà qua. E può succedere che cadete o che vi scappa la mano e arrivate così con il manubrio. Ma state tranquilli, non c'è pericolo. Non quando è bagnato, perché c'è più rischio di scivolare. Ora io non so quando sarà asciutto, quindi ho dovuto fare il video adesso. Però appunto, non è un trick difficile, ma fa molta scena, è molto scenico, è come questo qui. Sono trick molto semplici, ma che fanno molta scena. Tanto vi lascio come fare il tile whip in link in descrizione di quel trick che ho fatto. Ma sono trick molto semplici, ma scenici, che li potete fare in qualsiasi istante. Praticamente, lo rispiego ancora una volta. State andando tendenzialmente piano quando l'asfalto è asciutto, e c'ho un po' di paura anch'io adesso a farlo. Girate la mano, alzate, rapidamente girate così. Vedete, riuscirete comunque, vi storgerete il braccio, ma riuscirete comunque a girare. L'importante è essere sicuri e girare veloce. Vedete? Molto semplice. Quindi non c'è altro da dire, è questo trick, è così. Vi consiglio di provarci, perché è veramente divertente quando lo sapete fare. Mi sono seduto ovviamente sul bagnato, perfetto. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, andate nel link a seguire la mia pagina Instagram e / a vedere il video tutorial del come fare il tie loop. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.